Buongiorno, allora, sto sistemando lo scatolone. Io ho visumato un po' di cosine di quando ero piccolina io, piccola, adolescente, così insomma. Allora, vabbè, visto che ci sto giocando, intanto scusate la scopa sullo sfondo, ma sto appunto pulendo. Però volevo fare questo video perché poi sistemo tutto. Allora, la molla, ve la ricordate? Allora, questa l'avevo. Allora, in realtà la prima che ne avevo una rosa fucsia. Sì. Questa l'ho comprata un giorno perché la volevo troppo. E sono andata in cartoleria a comprare qualcosa, non ricordo cosa, l'ho vista. Mi ricordo che costava 5.000 lire. E però la volevo troppo, però non osavo chiederla. Allora sono andata a comprare qualcosa. Mi ricordo che poi il resto, ovviamente, anziché per dire, ovviamente c'erano 5.000 lire in meno di resto. Quindi avevo io i soldi da parte, e solo che non li avevo staccati, insomma, alla fine poi praticamente me l'hanno trovata subito. E vabbè, non è che l'ho rubata, eh. E bellissima questa molla. Io mi ricordo che la mettevo sulle scale e camminava giù troppo bene. Poi, vabbè, allora, questa cosa è un po', nel senso, un po' trasciutta, un po' così. Allora, vi ricordate i ciucci? Che ne avevo un sacco. Poi, non so, c'è stato questo periodo che trovavo questi cosi. E detti i piserdini portafortuna. Ed effettivamente hanno. Io ero. Non dico, no, piccola no, perché vabbè, però ero tipo adolescente. Vabbè, adesso ovviamente. Oh, ciao! Ovviamente nella mia epoca queste cose quando avevi 12-14 anni non le sapevi, non sapevi cosa fossero, insomma. Adesso, vabbè, sono un po' cambiate le cose. Poi, ah ecco, guardate qua cosa ho trovato. Allora, intanto, anche questa non so se va nelle ovette Kinder, nelle brioche. E questa era cosa di magia. Qui, ah no, 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 no. Allora, vabbè, insomma. Qui c'è la palla. E adesso, magia, magia, però non l'ho tolta. Magia, magia, la palla non c'è più. Allora, eccolo qua, allora, da questa parte c'è la pallina staccata e dall'altra è attaccata. Ne avevo un altro blu, ma non lo trovo, non so dove sia. E qua la palla è attaccata. Poi un'altra cosa che cercavo, allora ne ho giù degli altri, ma cercavo questo perché è stato il mio primo dolce segreto. Poi vabbè, è azzurro, quindi è stato il mio primo dolce segreto. E quindi no, sono contentissima di averlo ritrovato. Si è rotta la chiusura. La bimba, guardatela, no. Lo userò come gioiello adesso. Il mio primo misto è stato. C'era una vicina, delle vicine che avevano anche la casa, la casetta. E poi ne avevano un sacco. Infatti ogni volta che scendevano che la portavano giù ci giocavamo. Poi, vabbè, qui sono cose. No, ah no, volevo invece anche questi. Non so dove li trovavo. I soldatini. Guardate qua. Allora, questo è Jim Bridger. Comunque, insomma, guardate, vi ricordate, allora, Fiat 600, quando andavate nelle concessionarie che lanciavano la macchina, vi davano i gadget, perché ne avevo un sacco, ne avevo anche della Fiat 1 che mi ha dato mio padre. Quindi, altra cosa questa. Allora, guardate, sono tutti oro, argento e bronzo, color oro ovviamente, argento e bronzo. Sono un sacco, ci sono, oddio, questo è un indiano, vabbè, non lo so, questo è un indiano, coxe,
Questo è un indiano. Poi, ah, questo è un moschettiere, non c'è scritto chi. Moschettiere. Questo è un romano, Romano 3. Sarà il terzo re di Roma? Anco Marzio. Vabbè, insomma, comunque. Questo è più un'altra epoca. Un altro moschettiere. Scott. Questo suona, no? Quella cosa d'inglese, insomma, Capitan Jack. Mamma mia. Fantastici. Scusate. E vabbè, insomma. Adesso vado a mettere via. Poi, ah, in questa bellissima scatolina che ho fatto io. Questa è la scatolina dei confetti. Vabbè, Carletto. Vabbè, queste sono già più recenti. Questo micio da mettere nella matita. Antaro. E poi, ah, ecco, guardate questa, quelle tartarughine che muovevano la testa. Ok, va bene. Solo la testa, queste qua erano piccoline. L'avevo pensato fosse in montagna. La mettevo su, no, non la metto da nessuna parte perché il gatto me le tira giù. Quindi non posso nemmeno fare. Oddio, questa macchinetta. Ah, forse era una bomboniera. Vabbè, insomma, comunque, questo è stato nel passato e ora però di basta perché ho la medaglietta di Sant'Anna. C'è un paese qua vicino dove andavamo sempre per Sant'Anna, avevo un sacco di medagliette così. Poi si incastrava la catenina e l'anno dopo tornavamo. E va bene, insomma. No, spero di aver fatto vedere tutto. Sì, vabbè, poi insomma, tutto, nel senso che ho giusto due cose dentro, ovviamente non ho chissà cosa, ecco. Ah no, già che sono qui. La mia bambolina. Questa me l'hanno comprata quell'anno che cercavo la BBC. La BBC, la BBC. Quell'anno che cercavo la baby mia, l'abbiamo cercata in lungo e in largo, poi l'ho trovata. Però nel mentre mi avevano comprato questa. Oh, l'amavo tantissimo, piccolina, guardate che bella. Con il biberon, la bambolina, tutta che si muove, si siede e poi la sua copertina. Va bene, con questa immagine tenerissima. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!